Una struttura criminale organizzata che aveva deciso di affrontare lo Stato militarmente e soprattutto aveva deciso di spostare fuori dal territorio di interesse, la Sicilia, la propria azione, assistemmo a una sorta di colombizzazione dell'Italia con autobombe distribuite su tutto il territorio nazionale. Questo creò una condizione, diciamo, ai limiti dell'eversione. Oggi viviamo un'epoca in cui la struttura mafiosa non ha più quella potenza militare, ma è un'organizzazione che mira al potere e tenta addirittura di acquisire il potere politico. Questo significa che la guerra non è ancora finita, è una guerra che dobbiamo combattere. Qualunque interpretazione minimalista di questa organizzazione produrrebbe delle gravissime conseguenze. Sono trascorsi quasi 3 decenni dalle stragi di mafia. Cosa Nostra, colpita incessantemente dall'azione di magistrati e investigatori, non è più la stessa, ma non è sconfitta e non pensa alla resa. E naturalmente non c'è solo Cosa Nostra. Le ultime acquisizioni processuali attestano l'esistenza di rapporti che non sono stati soltanto rapporti tra queste organizzazioni di tipo operativo, anche rapporti di tipo dottrinale e strategico. Tendono all'acquisizione del potere economico, amministrativo, politico e non solo del potere inteso come potere militare e controllo del territorio. Oggi assistiamo senz'altro a un'escalation della potenza, direi quasi egemonica ormai, dell''ndrangheta, soprattutto in ragione della capacità di esternalizzare, della capacità di delocalizzare i propri interessi. Ma permane questa, come dire, pericolosità di fondo che di tutte le altre organizzazioni di questo sistema che noi definiamo mafia, che dobbiamo combattere mantenendo ancora l'offensività con gli strumenti che ci hanno consentito di raggiungere risultati che altrimenti non avremmo mai potuto conseguire. Colpire e ancora colpire le organizzazioni criminali, ma l'azione di contrasto da sola non basta. La repressione è un momento, a mio giudizio, imprescindibile, specialmente in aree in cui il fenomeno è endemico. Noi apriamo queste finestre operando con la repressione, creiamo praticamente degli spazi. Queste finestre hanno una brevissima durata. Hanno la durata che corrisponde allo stato di neutralizzazione dell'apparato militare. Non si può delegare tutto al cambio di mentalità e di cultura che richiede dei tempi piuttosto lunghi. Lo Stato deve intervenire immediatamente e favorire una presa di coscienza dei cittadini.